Si stanno per chiudere questi 3 giorni del Papa a Budapest, dove il successore di Pietro ha confermato nella fede il popolo ungherese, ha esortato a costruire la pace in un'Europa chiamata ad essere inclusiva ed aperta. Siamo a bordo dell'aereo, tra poco il decollo per il rientro in Italia e poi in Vaticano. Poco fa si è tenuto l'ultimo discorso pubblico del Papa, quello con il mondo universitario e della cultura presso l'Università Cattolica. Francesco ha messo in guardia dalla tecnocrazia, ha parlato ancora una volta delle ideologie, un rischio che per il Santo Padre non è scomparso, perché dal comunismo, dove la libertà era decisa da altri, oggi si affronta il consumismo, dove la libertà è appiattita su se stessa, schiava delle cose. L'augurio per tutti è stato di essere un centro di universalità e di libertà, un cantiere fecondo di umanesimo, un laboratorio di speranza.